Questo racconto che fa del mastro, a un certo punto dice che alle 12 di ieri lui riceve una telefonata di Giorgia Meloni che gli urla: mi devi dire se erano atti secretati e non mi prendere per i fondelli. Ci siamo capiti? Cioè, proprio siamo così. Allora, sembrava di sentir parlare non un membro di un partito di governo, ma un membro dell'opposizione. È un linguaggio, quello di Fratelli d'Italia, che evidentemente non è ancora un partito di governo, perché è cresciuto in modo troppo repentino, dal 4% al 30%, non ha una classe dirigente di governo ancora. Forse c'è qualche colonnello che è stato in qualche governo precedente, però ancora non ci sono. Detto questo, io credo che Donzelli e Del Mastro siano due persone per bene e anche preparate. Però questo è stato uno scivolone molto grave. Qual è il frutto di tutta questa vicenda? È che si confondono più piani. Il caso Cospito è un piano umano, innanzitutto, un piano carcerario, un piano giudiziario e un piano politico. Mescolando insieme tutti questi piani viene fuori un casino totale e siamo al punto del casino totale. La classe politica che è al governo in questo momento sulla giustizia è 100 giorni che fa scivoloni, perché non ditemi che in questi 100 giorni il governo sta figurando bene sul piano della giustizia. Non è un po' paradossale, Luca, perché se c'è un ministro prestigioso e solido in questo governo è proprio Carlo Nordio. Ma Carlo Nordio, oltre ad essere un uomo di prestigio e solido ed essere anche un galantuomo, si sta dimostrando però non all'altezza del suo ruolo. Succede spesso che i magistrati siano o troppo corporativi o troppo poco corporativi. Ma è possibile che sono 3 settimane che parliamo di una riforma della giustizia della quale non conosciamo forse neanche un punto? Forse questo è il vero punto di debolezza. Allora, il ministro Nordio ha parlato troppo, non si parla. Il ministro deve lavorare a testa bassa e quando ha una bozza di riforma la discute nelle sedi istituzionali. Non è che rilascia 10 interviste. Allora, dove Luca, dice... aspetta un attimo, perché devo arrivare da aspetta. Avere una visione dello Stato moderno, con una giustizia liberale, capace di dimostrarvi una forma di partito conservatore moderno, o pensate di rincorrere il giustizialismo forcaiolo dei Donzelli e del sottosegretario? A voi la scelta. È interessante questo però, tant'è vero che effettivamente ieri i commenti sono stati, beh, Nordio, strano, vedi pure la Malpezzi dice strano Nordio di ieri, sfuggente. Diciamo che se queste sono le opposizioni il governo può dormire sonni tranquilli. Ma come, si sono rivitalizzati con questa esatto, cosa? Esatto, diciamo, la legge del contrappasso. Donzelli con questa uscita ha rivitalizzato il Partito Democratico che era mummificato da mesi in sonno alla ricerca di un'identità, con un congresso dove dicevano prima le idee, poi i nomi, sono arrivati prima i nomi ovviamente, non le idee. Detto questo, io spero e auspico che il Partito Democratico congresso risolva in fretta i suoi problemi, perché i contrappesi... No, primarie. Sì, le primarie. E primarie. Sì, per scegliere il segretario, no? E quindi è molto importante che ci siano i contrappesi. Queste cose accadono quando mancano le opposizioni. Quando un governo è talmente forte... Se la suona e se la canta. Sì, e poi nascono i problemi all'interno della maggioranza stessa. Vi ricordate l'elezione di La Russa? Vi ricordate altri passaggi? Vedete adesso che Giorgio Mulè attacca come Donzelli? No? Ma quando mancano le opposizioni... Colpa quando vostra, mancano... il PD è talmente assente che quelli fanno tutto, fanno tutte le parti in commedia. È così.